Vivere qui e ora. Credo che posterò questo video domani, perché ne ho fatto già altri simili. Vivere qui e ora, un po' anche per qualcuno magari è un essere presente, perché noi siamo troppo proiettati nel futuro, delle volte troppo legati al passato, e dovremmo prendere atto che certi momenti sono, ecco, quasi delle scintille divine, nel senso che possiamo percepire un momento, ora e adesso, che non necessariamente domani si verificherà, anzi che domani non si verificherà, perché non avrà lo stesso sapore. Dostoevskij, ti ricordo che diceva, meglio vivere dei dubbi, delle perplessità, le difficoltà odierne nell'inferno attuale, che non magari un paradiso futuro, che può essere anche un paradiso degli sciocchi, fondamentalmente laddove un po' il cotto mangiato, le solite sensazioni di tutti i giorni, ecco, l'essere magari fuori da certi contesti, viverli con naturalezza, senza giudizio. Tanto tutti sbagliamo, signori, l'errore lo faccio io, lo facciamo in tanti di noi, lo sbaglia soltanto chi si muove. E noi spesso e volentieri veniamo giudicati. Sentivo oggi, facendo 4 chiacchiere con la mia compagna, che il fratello di Schumacher, io poi seguo pochissima gossip, non me ne frego un cazzo onestamente, penso ad altre cose, alle cose un po' più serie, quelle che mi occorrono per la crescita personale, spirituale, per migliorare il mio quadro. Il fratello di Schumacher, non so, 70 anni, bla 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 bla, che non è, ha fatto coming out, l'hanno criticato sui social. Sì, ma saranno cazzi del fratello di Schumacher, come mio, di chiunque vuole fare quello che vuole fare. Signori, la libertà di espressione, la libertà di poter essere se stessi in certi momenti, il fare certe scelte, il volersi prendere un caffè, il voler abbracciare un amico, il voler uscire con una ragazza, fate voi, incontrare magari tua sorella che non vede da un bel po' di tempo con un caffè, potrei dirvi 100 cose, magari, che ne so, abbracciare un anziano, scherzare un bambino, 1000 cose vi potrei dire. Perché vi dico che è importante il discorso legato a oggi, ora, adesso? Ora, adesso sono momenti che sono incommensurabili, imprescindibili, ineguagliabili. Noi dobbiamo vivere il momento, carpe diem, cogli l'attimo. Perché? Perché non sappiamo quando vivremo, non sappiamo come vivremo, non sappiamo cosa accadrà. Tante cose chiaramente noi le proiettiamo fuori di noi perché vogliamo, magari possono accadere, ne abbiamo una voglia matta, ci piace magari stare in una certa situazione, non magari distante, viverla appieno, quello che volete, ci mancherebbe. Però perché io vi dico, fondamentalmente è importante il momento, ora e adesso, perché ripeto, sono dei momenti che noi, a cui dobbiamo dare un pochettino più di smalto, un po' più di ascolto. È importante vivere la realtà attuale anche con le difficoltà contingenti, un disguido con un collega, una chiacchierata animata, che ne so, col padrone, che cavolo ne so, ma anche, ripeto, un momento anche di estrema piacevolezza o meno piacevole, che possa essere in famiglia, nel sociale, dove volete. Anche secondo me un disguido, vissuto in un certo modo, nei modi dovuti, un certo sapore. Quindi ripeto, è importante la presenza, l'ascolto, e cercate, ripeto, di essere, anche educati, misericordiosi e quant'altro. C'è una frase che viene ripetuta nella Bibbia, non so, 350, 150, 160 volte, 365, 366, giù di lì, insomma, è tipo: non abbiate paura, non abbiate paura. E effettivamente, paura di che cosa? Io penso che non si debba avere effettivamente paura di nulla. E non perché l'ho letta, perché l'hai compresa. Perché probabilmente già ci credevi prima. Qui non è un problema, è come se tu potresti dire una cosa che non dovresti di una persona, di un delinquente, di un affiliato all'ISIS, di quello che volete.
e quella persona ti fa saltare la casa. È un peccato, c'è un'altra persona in mezzo. Però se ci sei soltanto tu e sei saltato in aria, ok. E cosa ha fatto, signore? Ha distrutto un corpo fisico. Sei morto, ma non ti può uccidere 10 volte. Ti uccide una volta sola. Il problema è se già sei morto dentro, sei un fantasma che cammina. Quello è un gran problema. Perché poi l'anima è eterna, quindi il problema non si pone. È un discorso di provare ad andare oltre, signori. Perciò vi dico, siamo talmente riempiti di cazzate tutti i santi giorni, la televisione ci bombarda con stupidate tutti i santi giorni. Se un po' pensassimo a noi stessi a limare qualche situazione poco piacevole nel nostro carattere, cercare di essere un pochettino più accorti, scrupolosi, ripeto, lavorare su quei punti che a noi non piacciono, un po' come noi. Ripeto, guardiamo tante persone in cagnesco perché non ci piacciono delle cose, ma magari quella cosa non ci piace è la parte di noi che meno apprezziamo e la vediamo proiettata, la proiettiamo in un'altra persona. Quindi, ripeto, c'è tanto da lavorare, tanta presenza, ascolto e io credo che siamo qui per fare delle esperienze. Ripeto, non ci giudichiamo perché secondo me penso che di questo ne soffra anche il nostro Signore. È giusto che magari karmicamente meno peccati si fa, tra virgolette, e probabilmente se stai un po' attento alleggerisci il karma, però non fare errori né altro la vedo un pochettino dura, perché ripeto siamo qui per crescere, impegnarci, scusate, crescere, migliorarci, impegnarci, provare a migliorarci, e questo ci deve far riflettere non poco. L'artista esistenziale, buonasera a tutti.